In qualche modo i nuovi talenti. Infatti ho pensato a lui. Questa serata è la sua. La serata a Firenze in Santa Croce, e Tributo ai Tre Tenori, abbiamo avuto in qualche modo il supporto da parte dei tre, perché il maestro Placido Domingo dirigeva l'orchestra, ma la fondazione di Pavarotti ha supportato e sostenuto questa idea, perché Nicoletta Mantovani, che ha dato l'ok, ha detto proprio queste parole: al maestro sarebbe piaciuto questo progetto. Sì, assolutamente sì. Ha dato l'ok. Allora, 2019, quindi sono le ultime cose prima del Covid, insomma, al Teatro Bolshoi. Al Bolshoi di Mosca. La Traviata. Bellissimo. La Traviata. Io stavo malissimo, mi ricordo. Della Traviata. Eh? Cioè, stavo male, avevo la febbre quella. Avevi la febbre? Hai cantato con la febbre? Sì, vabbè, ma non... siamo delle macchine da guerra. Vai, vai. Трио «Иль Вола». Легендарное застольное из оперы «Травиата». Liviamo nei lieti calici che la bellezza infiora, e là fuggevol ora si inebria voluta. Liviam nei dolci fremiti che suscitan l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possente va. Liviamo, amore, amore, tre calici più caldi baci avrà. Tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piace. Godiam fugace rapido, il gaudio dell'amore è un fior che nasce e muore. Più si può goder. Godiamo, ci invita un fervido accento lusinghiere. Noi siamo stati insieme a New York, siamo andati ad un altro grande teatro, il Metropolitan, ti ricordi? Sì. Non so se tu ricordi, stavamo seduti, la sala era vuota, solo io e te vicini. Io ti dissi: ma tu da grande che vuoi fare? Ah. È il tuo sogno, resta ancora quello? Sì, in questi due anni, nell'ultimo periodo, negli ultimi sei mesi, ho studiato tantissimo, sto ancora studiando, perché sai benissimo quanto ce ne vuole. Proprio ieri ho fatto 2 ore e mezza di lezione appunto su Verdi, la Traviata. Guardi, sono stato al Bolshoi con Riccardo Muti, erano i concerti dell'amicizia. Sì. E ti assicuro che se c'è uno che massacra i cantanti... Mamma mia. Era lui portando, adesso non si usa più, i grandi maestri non hanno più voglia, non hanno più tempo... Un grande cantante nasce proprio con un direttore. Anche io ieri ho fatto due ore e mezzo di... Dovete studiare tutti come i giorni, pazzi. Tutti i giorni. Anche pazzi. Io ieri ho fatto 2 ore e mezzo di sessione della tagliata. Mi sono concentrato. Scusate, era brutto. Tu che sei lo scapigliato, l'indisciplinato, quello che arriva tardi. Ma questo è quello che Gianluca? Questo è quello che ti fanno credere loro.
No, però è bello che siamo un gruppo, però continuiamo a coltivare le nostre passioni, ci rispettiamo e ci stimiamo a vicenda, che non è scontato, come sapete spesso i gruppi, no? Varie competizioni, invidie. E devo dire che questo è un nostro grande pregio, perché ormai 13 anni insieme, questa è la cosa bella. È bello che Piero che abbia i suoi obiettivi. Io, ad esempio, come ti dicevo prima, sto iniziando ad approcciare il mondo della recitazione, cercando di capire, insomma, se un giorno, chissà, forse mi piacerebbe essere un attore, ma questo, ecco, arricchisce comunque. Studiare recitazione anche sul palco per un cantante ti aiuta anche ad esprimere e interpretare meglio le canzoni. Allora, tu dici, abbiamo cantato con il Papa, basta così. No, invece no. Allora, 2019, Papa Francesco, Panama. Santità, piacere vederla. Questo è un nostro dono per lei, lo Spirito Santo. Il sogno e il desiderio di cantare per lei si sta per avverare. Ci siamo incontrati in udienza privata l'anno scorso e le avevamo donato un'Ave Maria e questa sera la canteremo per lei e per tutti i giovani. Siamo davvero onorati. Per noi è... Grazie. Dai, possiamo fare una foto? Sì. Vai, facciamo una foto come fanno i giovani. Grazie. Grazie. Muchísimas gracias. Grazie. Grazie. A dopo. Tu come sai, la potenza della musica italiana e napoletana è arrivata oltreoceano, non solo Dean Martin, Frank Sinatra, ma anche lo stesso Elvis Presley. Ha appena fatto un video con il Papa, commento il Papa, scusa. Che c'entra? È stato Elvis bellissimo. Elvis Presley con Papa Francesco. Vabbè, allora prima parliamo del Papa e poi ti vogliamo fare un piccolo regalo. Un piccolo regalo? Sì, sì, un regalino. Aspetta, prima adesso io vi chiedo una cosa. Vogliamo dedicare a Vittorio Storaro, che ha rappresentato l'arte italiana nel mondo, una delle canzoni più popolari del mondo? Così qua, a cappella. Questo dicevo, il grande Elvis Presley l'ha interpretata in inglese It's Now or Never. Te la ricordi? It's now or never. Vai, andate, via. Porta. Come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my Vogliamo ringraziare questo magnifico gruppo di Romanza, 8 violiniste, 2 violoncelliste, grazie davvero e complimenti, siete veramente molto bravi. E allora, io vi saluto adesso e voi andate lì. E ti lasciamo con un grande capolavoro, sai benissimo tu la storia, no? di Sacco e Vanzetti. E noi siamo davvero onorati di poterla raccontare anche a un pubblico che non conosce questa storia, a un pubblico che non è italiano e che magari non ha saputo le ingiustizie che ci possono essere nella vita, e siamo molto fieri di cantare questo brano. Ci teniamo a ringraziarti di nuovo, a ringraziare grazie. Il maestro. Grazie. Al di là della ricostruzione del restauro dei film di Bertolucci, che stai combinando? Fondamentalmente sono ancora le attese degli inizi. Woody mi ha mandato il suo quinto scopione da cominciare, dovevamo farlo prima a New York, poi l'ho spostato in Francia, adesso sta tornando in un altro paese. E tu segui il Covid, a seconda di dove... Come è possibile, andremo a farlo. In bocca al lupo, prego. Ci teniamo a ringraziare il nostro pubblico per il loro amore, il loro sostegno e supporto ricevuto in questi anni. Grazie. Grazie davvero. E allora, Sacco e Vanzetti, prego.